Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati nella clinica del Doc. Oggi non sarà un tutorial, non sarà il consueto step by step su un dettaglio, su una basetta, su una miniatura, ma sarà una recensione. Infatti, come sapete, l'estate scorsa GV ha rilasciato una nuova serie di contrast con delle tinte bellissime, finalmente delle tinte belle accese, belle pastellose come piacciono a me. Ma soprattutto ha rilasciato una nuova gamma di lavature che amplia con nuove tinte e sostituisce la gamma precedente. Cosa implica questo? Che le vecchie lavature, come le conoscevamo prima, per esempio Null Noil, l'Agrax Earthshade, il Reglan Flash Shade, piuttosto che il Seraphim Sepia, non esistono più come tali. Quindi, nel video di oggi troverete una breve rassegna sulle tre tinte più utilizzate, almeno da me, ma penso anche da voi, per le vostre armate, per la vostra pittura, confrontando la precedente e la nuova. Quindi, bando alle ciance, stappiamo le boccette e iniziamo. Ed eccoci qui con le nostre vittime sacrificali, ovvero due Space Marine, su cui ho applicato tre basi di colore piatte, 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 quindi un Lead Belcher, Rakard Flash e Cadian Flash Tone, di modo tale da mostrarvi come si comportano le tre lavature di cui facciamo solitamente abuso, ovvero il Null Noil, l'Agrax Earthshade e il Reikland Flash Shade, confrontandole con appunto le precedenti versioni. Innanzitutto, mettiamo da parte i modelli, andiamo a prendere le boccette di Null Noil vecchia e nuova versione. GV, con l'ultima mandata, diciamo così, di lavature, ha deciso di uniformare la boccetta alla dimensione contrast. Quindi, se la vecchia boccetta era da 24 mm, la nuova boccetta è da 18 mm, quindi perdiamo un po' di volume. Come si comportano queste lavature? Innanzitutto, la prima differenza, secondo me, già si vede all'apertura della boccetta. Infatti, se guardiamo, la vecchia lavatura sporca già molto di più la linguetta, cosa che la versione nuova, secondo me, fa meno. Questo l'ho notato in particolare col Null, poi comunque andiamo a vederlo anche con gli altri colori. Prima cosa da fare quando si lavora con le lavature, ovviamente, è quella di agitare per bene la boccetta. Questa qui appunto è la vecchia versione. Quindi semplicemente applichiamo la lavatura senza diluizione direttamente sul modello, sulla parte argentata. Vedete che, come abbiamo fatto per tutti questi anni, la lavatura va sì nei recessi, cioè si deposita nelle pieghe del modello, ma tinge comunque parecchio tutta la superficie, anche nelle zone piatte. Vediamo come si comporta il nuovo Null Noil. Una cosa che ho notato nella mia esperienza è che queste lavature, più le si agita, meglio è. Perché? Perché la finitura su alcune lavature è un po' diversa rispetto alla precedente, è un pochino più satinata, meno opaca. Come possiamo ovviare a questo problema? Agitando molto di più la boccetta, di modo tale che il medium e il pigmento
si mescolino per bene, quindi che non siano separati all'interno della boccetta. Molto spesso conviene anche magari agitarle a testa in giù, addirittura stoccarle a testa in giù, così il colore non si deposita troppo sul fondo della boccetta e, dando una bella agitata, comunque si mescola in maniera uniforme. Vedete subito, poi l'effetto sarà maggiore ovviamente una volta asciutto, che in questa nuova formulazione il colore tende a scivolare molto di più, quindi non tanto a tingere le zone piane, le zone più piatte, quanto a cercare in automatico, diciamo così, i recessi. Una volta asciutte, la finitura è questa qui. Questo è il modello dipinto con la lavatura vecchia, questo con la lavatura nuova. Apparentemente non ci sono grosse differenze, se non che la lavatura vecchia, come vi dicevo prima, va a sporcare molto di più anche le parti non scolpite del modello. Quindi, per esempio, su un Marine, fare una lavatura su tutto un gambale, un appallaccio di un Marine con la lavatura vecchia implicava per forza di cose dover ripassare poi il colore di base per ridare una tinta piatta. Nei recessi si comportano allo stesso modo, ombreggiano bene, non ci sono grosse differenze. Sicuramente, appunto, la principale diversità tra queste due formulazioni è il comportamento sulle zone più piane del modello. Quale vince tra le due? Mia personalissima opinione, vince la lavatura vecchia. Perché? Perché tra le due la trovo un po' più versatile, nel senso che per ombreggiare puramente è meglio la nuova, ma magari per lavorare di sporcature, weathering, metalli rovinati, puntinature, cose così, la lavatura vecchia secondo me tingeva un pochino di più, quindi secondo me era un pochino più versatile. Ho provato a fare un po' di weathering anche con la lavatura nuova, ma col fatto che scivola molto di più bisogna tenere il pezzo in pratica in piano per evitare che non scorra da nessuna parte. Direi che a questo punto, passato il metallo, possiamo affrontare il secondo colore, quindi il Racquard Flash, su cui applichiamo una lavatura di Agrax Earthshade. Questa è la vecchia mescola, vedete appunto che, come vi dicevo prima, sulle superfici più piatte macchia tanto. Mentre qui vedete come il colore tenda naturalmente per gravità a depositarsi verso le zone più basse. Chiaramente il colore mentre asciuga è ancora poco valutabile, quindi il commento finale arriverà a modello asciugato.
una volta asciutto, qua viene fuori la prima grossa differenza, ovvero che come tinta l'Agrax non è più la stessa. Vedete, come vi dicevo prima, che appunto sul modello dipinto con la nuova mescola il colore, scivolando di più, ha fatto sì che ci siano meno chiazze sulla parte del fucile, sulla parte piatta del fucile, sul corpo del bolter, ma che ci sia già una sorta di gradiente, diciamo così, che può essere poi rafforzato, intensificato, ripulito con delle velature, con dei glaze, con dei blending, quello che volete. Però vedete che il problema è nella tinta del colore. Infatti, mentre quello dipinto con la vecchia mescola a sinistra è prevalentemente, come dire, un marrone più freddo, diciamo così, la nuova mescola è un marrone caldo. Vedete che ha un tono molto più rossiccio rispetto al vecchio. Problema nel senso che comunque, se voi avete fatto un'armata che prevedeva un uso massiccio del vecchio Agrax, la differenza può essere visibile, quello di sicuro. Come si può ovviare a questo problema? Teoricamente un buon compromesso potrebbe essere quello di crearsi una propria mescola con del Dryad Bark e del Medium, per avere un tono simile a quello del vecchio Agrax. Tra queste due, quale è meglio? Anche qui direi il vecchio Agrax, per lo stesso motivo di prima, per una banale questione di versatilità. Vero, quello nuovo definisce molto meglio i volumi, perché si deposita appunto benissimo nelle pieghe, negli incavi, nei recessi, ma su superfici piatte non macchia, anche se magari volete delle macchie, diciamo così. Come vi dicevo prima, per il nero in alcune situazioni quasi è utile che si creino delle macchie. Il fatto che questo nuovo Agrax scivoli così tanto, queste nuove lavature scivolino così tanto, ne limita, se così vogliamo dire, un pochino l'utilizzo. Ultima cosa, Reiklan Flash Shade. Sul Reiklan vedete appunto che ho preparato due diverse superfici, che sono una l'elmo del Marine e l'altra il braccio. Perché? Per ricreare un pochino, diciamo così, i diversi volumi dell'incarnato, perché normalmente se dipingiamo un incarnato abbiamo il volto, che è sicuramente è una zona più scolpita, più dettagliata, in quanto ha più dettagli, appunto l'espressione del modello, e invece il braccio del Marine l'ho preso un po' come se fosse un normale braccio, un muscolo, una schiena, un addome di un modello di modello a torso nudo o comunque con le braccia scoperte, quindi per vedere come si comportano le lavature su due superfici diverse, una più texturizzata e una più liscia. Il Reikland, una volta asciutto o quasi, come vedete non ha grosse differenze di tinta, diciamo così. La differenza principale è nella finitura. Infatti vedete che con la vecchia mescola la finitura è molto più opaca, non ci sono quasi riflessi,
mentre con quello nuovo ci sono un bel po' di riflessi con una finitura quasi sul satinato, non dico lucido perché lucido è un'altra cosa, però sicuramente molto più satinata. Attenzione, con tutte le lavature nuove, quasi meno ne usate meglio è, perché se ne usate troppo, col fatto che si depositano molto velocemente nelle pieghe, l'effetto gocciolone, diciamo così, è sempre dietro l'angolo. Vedete appunto qui nella piega tra la gomitiera e il braccio del Marine si è creato il gocciolone, quindi ricordatevi sempre di usarne qualcosina meno. Col fatto comunque che tingono meno, che si depositano meno sulle parti piane, potete tranquillamente riprenderne una seconda parte e poi andare a ripassarla, chiaramente mentre ancora tutto è asciutto, altrimenti se lo fate mentre ancora tutto è bagnato, perdonate, perché se lo fate mentre il colore è asciutto chiaramente lascia dei segnacci che lasciano stare. Tra le due, quale vince? Qui invece vince quella nuova, secondo me. Perché a dispetto del comportamento a gocciolone, però appunto è comune a tutte le lavature nuove per la loro composizione, come finitura mi piace di più quella della nuova mescola. Perché? Perché comunque l'incarnato non è opaco, vero? Questo è solo un colore di base e una lavatura, quindi solo la bozza iniziale. Però un incarnato di sicuro non è né opaco né lucido, ha una finitura comunque satinata un po' per le secrezioni, un po' per il sudore, cose così. Quindi se vogliamo fare un incarnato un po' più realistico, diciamo così, una finitura satinata non sta affatto male. Quindi tra le due vince il Reikland. Quindi che dire di ste lavature? Ognuna ha le sue ombre, ognuna ha le sue luci, ognuna ha i suoi pregi, ognuna ha i suoi difetti. Sicuramente sono tutti degli strumenti più che validi, assolutamente sì, da usare in modi diversi o complementari rispetto a quello che facevamo prima. Non si comportano più allo stesso modo, quello è innegabile. Se volete vedere in futuro altre recensioni, magari appunto dei product review o qualcosa di simile, da alternare magari ai soliti tutorial, fatemi sapere anche cosa appunto pensate di questo video, di questo format alternativo al tutorial. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina, seguiteci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Telegram e Discord, perché ricordatevi che abbiamo anche un server di Discord, trovate il link qua sotto in descrizione. E come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.